quando il volontariato scende in campo a favore della cultura. Il ritratto di Giovanni Bernardi di Barbarano, capolavoro di Placido Fabris, di proprietà delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e in deposito a Palazzo Fulcis, sede del Museo Civico di Belluno, è tornato alla sua antica magnificenza grazie ad un intervento di restauro conservativo interamente finanziato dal Club Inner Will di Belluno. A dare nuovo splendore all'opera, le sapienti mani della restauratrice Mariangela Mattia, che ha lavorato proprio all'interno del museo in una sorta di cantiere aperto alla popolazione. Il restauro ha riguardato soprattutto il retro del quadro, o meglio il supporto. Il problema era nell'adesione tra la tela su cui è dipinto il ritratto di Giovanni Bernardi e la tela di rifodero, una tela di rinforzo che è stata applicata in un intervento del passato. Queste due tele tendevano a staccarsi, quindi a formare delle bolle, e questo a lungo andare avrebbe provocato anche dei danni sulla superficie pittorica. Per cui la restauratrice Mariangela Mattia è intervenuta e, coordinandosi con la restauratrice della soprintendenza Cristiana Sburlino, a rimuovere la tela di rifodero e quindi a liberare la tela originale, che adesso quindi può respirare, e è stato eliminato il problema originario. L'opera è un olio su tela. È un ritratto, è uno straordinario ritratto di Placido Fabris, un pittore originario di Pieve d'Alpago che lavora nella prima metà dell'Ottocento ed era specializzato soprattutto proprio in questo genere dei ritratti, con uno stile particolarmente ricco di dettagli, con una lucidità ottica quasi da pittura neofiamminga. Ecco, quindi la sua abilità straordinaria tecnica era uno dei motivi per cui era particolarmente apprezzato. Quest'opera non appartiene alle collezioni civiche dal punto di vista giuridico, è qui dal 1960 in deposito e, insieme ad altri dipinti, appartiene alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Questo fin dall'Ottocento, cioè è uno di quei casi in cui il pittore, Placido Fabris in questo caso, ha proprio fatto dono di alcune sue opere, poco prima della metà dell'Ottocento, all'allora galleria appunto dell'Accademia di Venezia, che poi le hanno mantenute fino ad oggi. Il fatto che siano state depositate qui, a Belluno, rientra in una politica di, diciamo, redistribuzione di opere sul territorio, le opere demaniali, che naturalmente voleva in qualche modo riconoscere e valorizzare quei pittori e quegli artisti che avevano dei legami con il territorio, in questo caso il territorio bellunese. Un'iniziativa sinonimo di rinascita dopo i lunghi mesi di restrizione della pandemia e di amore per la cultura ed il territorio da parte dello storico sodalizio femminile. È un club femminile che raggruppa una trentina di donne, di signore, in erine, e nei nostri obiettivi cioè, non si sono soltanto dei service a livello sociale ma anche a livello culturale. Abbiamo pensato di finanziare questo service perché era un modo anche per sostenere le istituzioni preposte, quindi il museo e il comune, e anche per dare così un contributo attraverso appunto il restauro di questo quadro alla bellezza, alla cultura, al fatto che insomma che fosse anche un messaggio positivo per le giovani generazioni. È stato un operato molto, molto importante ed in un anno molto difficile da tutti i punti di vista, e lo sappiamo, però grazie anche al contributo del nostro club siamo riusciti a finanziare questo restauro di questo quadro a cui tenevamo moltissimo. Una progettualità che dunque ha rappresentato un collegamento ulteriore fra il museo e la società civile. È la dimostrazione che il museo è e vuole essere la casa della cultura di tutta la città, e quindi abbiamo tutta una serie di associazioni di volontariato, chi mette il suo tempo, chi mette le sue competenze, chi riesce a darci una mano anche proprio sul versante finanziario come Inner Will, con questo puntuale ritorno ogni tanto di questi contributi che ci permettono di mantenere le nostre opere ad un livello qualitativo importante, soprattutto nel rapporto anche con chi ce l'ha donate o prestate, come sono le gallerie dell'Accademia. Quindi un rapporto con la città per avere e per continuare ad avere un rapporto con il resto del Veneto. Un gesto ricco di grande significato che parte dal mondo del volontariato per aprirsi alla collettività, ai giovani, ai turisti, ma in generale a tutta la popolazione che avrà il piacere, in particolare in questi mesi estivi, di ritornare a vivere l'incredibile magia che una visita al museo può regalare.